Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con questa 36esima puntata di Mad Max. Ho già iniziato perché ho visto che scusate, Gita aveva una missioncina. Allora sono andato là, ho detto vediamo cos'è, magari una cavolatina, non è neanche da registrare. Invece no. Praticamente abbiamo un progetto d'armeria per le fortezze di Pinkai e Deep Fria, che dopo sarebbe quelle che ci servono. Quindi dobbiamo trovare un'autocisterna di carburante, che è GT in bla 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 bla. Perciò, vamos. Vabbè, fammi vedere dove. Quindi niente ragazzi, non andiamo qua. Mi spiace, lo so che volevate, ma allora, dove passa Maria? Da quanto tempo che non prendevi in mano situazione? Ah, avevo qua il convoglio. Bene. Portiamo l'autocisterna a JIT in modo da poter sbloccare appunto le due cose, è tutto un collegamento. Siamo carichi di munizioni, carichi di tutto, non ci faremo scrupoli e distruggeremo qualsiasi auto venga davanti a noi, e se no ci riproveremo. Vediamo cosa ci aspetta. Ah, ma sono tutti senza protezioni. Oh, beh. Sì, ci farà a pezzi. E c'è tutti senza protezioni qua. Ah, sono abituato io, ragazzi, da altre parti avevano triple, quadruple protezioni. Ma c'è come. Ah no, beh dai, sono protetti anche questi. Fermiamo il camion, come lo fermiamo? Spariamo l'uomo. Ta-da! Allora, raccogliamo il bottino prima. Secondo, entriamo le. Butta basso sto cadavere. Dai, sali però. Individuato. Merda. Corri, corri, corri. Sì, ti porta a gasolio e io va via col serbatoio a metà. Ma pare che si è maledetti però, eh. Praticamente hanno bisogno di questo convoglio per imbottirlo di, porca miseria, di esplosivi. E poi con questi esplosivi. Cazzo, ho sbagliato. Dovevo andare qua. Ho fatto un po' di strada per niente. E vi ripeto, dovevo imbottirlo di esplosivi, così poi entrano nelle lande morte, eccetera eccetera. Così poi fanno passare i loro carri, le loro cose, per poter portare la polvere da sparo e quindi acquisire il progetto per la, sia per la fortezza di Pinkai che tipo Fria, Fria, Haka, come che ha finito. Ecco, due bandierine qua. Buongiorno, sono arrivato. Sì, quasi. Ok, adesso sono arrivato. Sì, capivo, ma la mia era missione. Ok. Portalo.
guida l'autocisterna fino al punto dell'esplosione. Aspetta un attimo, che visto il pallino lì in alto magari dobbiamo cliccare lì per andare. Beh, di certo non possiamo prendere la macchina. Ecco, in effetti dobbiamo parlare con l'uomo qua. Uomo, ciao, dammi roba. Pete said to talk to you. Yes, don't worry, I will prep the truck adequately. Bene. Dov'è che dobbiamo portarlo? Qua? Guida lo zero fino al punto dell'esplosione. Tacchete. Sì, beh, insomma. Armi ne abbiamo, quindi qualche macchina dovremmo riuscire a farla fuori se per caso ne incontriamo. E perciò dovremmo essere forti. Non dovremmo incontrarne tante, spero. Spero. E nel caso forse combatteremo. La strada è un po' lunga, ma vabbè, tanto ormai il video è iniziato, sennò magari tratta poi di far esplodere, non dopo vi danno, ci danno i premi, il video poi finisce troppo corto, almeno vediamo un po'. Avevo detto magari sarà una missioncina, andare a recuperare qualcosa, invece era la chiave mancante per infatti ho pensato, ho detto ma strano che non, che Pink Eye non abbia altre missioni per me, perché ho detto dovrebbe darmi la missione per la polvere da sparo. E dopo ho pensato, no, aspetta, arca miseria. Ci segue l'altro o ha imparato la lezione? Non ha imparato la lezione. Dai, vieni qua. Fortuna abbiamo questo fucilozzo che ci serve alle chiappe. Passare per la porta. Già in pisciata. Via, via. Non sono stato io, eh. Oh là là. Sì, ma a fianco così è una porta grande sempre, perché non passare per di là? Oh yeah, fate anche questo. Ottimo, ottimo. Sì, ma appena 3 metri da fianco che gli era a porta, vabbè, vuol dire che utilizzeremo anche questo passaggio. Era, ah no, sei qua. In realtà vabbè, si sono aperti un altro varco, diciamo, diretto verso Mari di Pufria e quant'altro. Andiamo nella fortezza di Pink Eye per... beh, intanto vediamo... boh, non c'è nient'altro. Andiamo qui. Che allora... perderò mezz'ora per trovare il posto dove c'era il banchetto con le munizioni, che non mi ricordo neanche più dov'era, ma... sì, adesso lo cerco, datemi un quarto d'ora e 20 minuti e dovremmo trovarlo. Allora, vediamo un po'. Andiamo di qua. Forse qui in fondo. Arrivo qua. Ta-da! Così ci ricaricano anche tutte le cose e siamo a posto. E abbiamo già l'armeria pronta per l'altra. Quella siamo già al massimo. E devo dire che ce l'abbiamo già pronta per questa qua. Perciò potremmo sparare a manetta.
Niente ragazzi, ora sì, dovremmo essere a posto, ricontrollo meglio, non dovrebbero esserci altre missioni da fare, no, infatti, siamo tutti... Ah, questo qua, ah, manca la scorta dei rottami, completemo dai, giusto per lasciare fatto tutto, tranne quella cosa che non ci interessa della raccolta... perché utilizza la connessione internet. Dato che rottami ne abbiamo un po', completiamo queste scorte dei rottami. Là. A posto. Vado anche questo, contento. Boh, livello 31. E vai così. Ora sì, abbiamo... Ah no, è ancora 3. Beh, vabbè, la sega sta. Qui sta 4. Ah, perché la squadra di raccolta, vabbè, ma tanto chi se ne frega della squadra di raccolta. Ora sì, dovremmo essere pronti per poter arrivare qui. Perciò commentate, iscrivetevi, lasciate un bel like. Anzi no, prima però andrò qui. Allora vediamo cosa c'è in questa regione di quinto livello. Bene, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel like. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao.